Ce l'avremo tutti i giorni e ci aiuterà di volta in volta un collega dell'Aeronautica. Buongiorno. La prima volta in diretta per Stefania De Angelis, sottotenente dell'Aeronautica. Un po' di agitazione per la diretta? No. Beh, la prima diretta, quindi. Perché se Francesca, la nostra regista dietro le quinte, ci può inquadrare, c'è un supporter, un trainer dietro le quinte che è Guido Guidi, che invece è molto esperto. Le ha dato qualche consiglio? Sì, certo. Tipo, beh, naturalmente la dizione, le posizioni, il trucco della penna in mano. Ah, il trucco della penna in mano è lo stesso mio, allora. Esatto. Senta, è finita l'estate? È finita l'estate, è arrivato l'autunno. In effetti, come possiamo vedere, le precipitazioni in questi giorni sono un po' in tutta Italia, è una tipica situazione autunnale. Le temperature sono anche scese un pochino, c'è una variabilità appunto anche in queste temperature. Abbiamo aria molto fresca la mattina, l'escursione termica è aumentata, quindi fa più caldo durante le ore centrali, mentre la mattina e la sera rinfresca molto di più. Senta Stefania, la vedo in divisa e mi immagino, come hai iniziato? Perché le è venuta la voglia di vestire questa divisa? Ma io ho sempre avuto un po' la passione per il cielo, ho sempre detto che noi abbiamo poco tempo per guardare il cielo, sia di giorno che di notte, quindi le stelle di notte e le nubi per quanto riguarda il giorno. Ecco che poi ho deciso di fare questo concorso per diventare meteorologo, perché l'aeronautica militare offre praticamente il servizio nazionale, quello dell'aeronautica militare, e quindi secondo me era il migliore a cui io potevo accedere. Ma lei quando non lavora guarda il cielo o guarda gli strumenti? Guardo spesso il cielo, mi piace guardare il panorama e poi naturalmente faccio le previsioni sia per gli altri che per me stessa. Classica domanda che mi fanno molto spesso è se si possono stendere i panni o no. E questo le chiedono? Spesso e volentieri sì, e quindi per la, diciamo, la casalinga anch'io quando devo stendere i panni faccio le previsioni e allora ce la faccia la previsione, oggi si possono stendere i panni? Oggi no? Abbiamo una precipitazione abbondante più che altro sul nord-est e al sud sulla Sicilia, sulla parte orientale della Sicilia e sulla parte settentrionale della Calabria, quindi abbiamo praticamente precipitazioni variabili, troveremo anche alcune precipitazioni sull'Appennino, è un momento di grossa variabilità anche per i prossimi giorni. E chi avesse ancora due giorni di vacanza per andare a prendere l'ultimo sole, dove può andare? Ma sicuramente io preferirei il Tirreno rispetto all'Adriatico, ecco, mettiamola così. Mettiamola così, la conosceremo meglio, l'avremo in studio tutte le mattine.